Sono Paolo Stefani, responsabile commerciale di Ortarbo. Per il secondo anno consecutivo siamo presenti all'ISE per presentare la nostra linea di prodotti nuova, appunto Ortarbo Commercial Hub. L'anno scorso eravamo presenti per tastare il mercato e vedere un po' le possibilità che avevamo, conoscere un po' la concorrenza. Quest'anno abbiamo finalmente una linea di prodotti completa, un catalogo assolutamente nuovo, che ci pone quindi da protagonisti in un settore comunque molto competitivo e sicuramente difficile da affrontare. Abbiamo scelto appunto una linea di prodotti molto completa, un catalogo molto completo, affidandoci all'esperienza di un fornitore presente sul mercato da oltre 20 anni. Questo è ovviamente sintomatico del fatto che vogliamo entrare nel mercato sfruttando il nostro marchio ben conosciuto, ma con prodotti di grande qualità. La sfida è molto stimolante per tutti noi, perché il mercato è molto competitivo, ma siamo consci che a livello di prezzo, a livello di qualità del prodotto, possiamo giocarci sicuramente su tutti i fronti. Ovviamente gran parte del nostro sforzo è diretto verso il settore estero, dove abbiamo già l'esperienza di molti distributori. Attualmente sono 20 nel mondo, contiamo ovviamente di aumentare i nostri distributori e diffondere il marchio Ortarbo sia a livello a livello commerciale. Appunto, per ribadire il concetto che la nostra tendenza è rivolgere al settore estero, quest'anno abbiamo deciso di partecipare anche nell'anno del 50esimo, che è l'anniversario di nascita di Ortarbo, di partecipare a 6 fiere. Tre delle quali sono, diciamo, quasi finite, compreso l'ISE. Abbiamo fatto il NAM ad Anaheim, abbiamo partecipato da protagonisti, quindi con lo stand nostro, Siena a Parigi, e siamo venuti qui a Amsterdam e prossimamente andremo a fine mese a Guangzhou, dove ci avvaliamo del supporto del nostro distributore. Andremo ovviamente a Francoforte, dove avremo sia uno stand che un meeting room dedicato al commercial. Per finire, poi finire questa prima parte dell'anno in Russia, dove per la prima volta ci sarà il ProLight e il NAM Russia. Questo significa che vogliamo essere presenti su tutti questi mercati, cominciare sia il mercato asiatico, il mercato russo. Poi in futuro, quando ce ne sarà l'occasione, cercheremo di sviluppare il mercato anche sudamericano. Lo stiamo già facendo, ma non con una, fortunatamente dico non con una fiera, perché effettivamente 6 mesi sono tanti, anche a livello di sforzo organizzativo. Per il futuro mi attendo di essere qui nuovamente all'ISE l'anno prossimo con uno stand magari migliore, magari più grande, con dei prodotti ancora migliori, più selezionati, e di avere finalmente delle referenze, quindi potervi mostrare dei poster con delle installazioni già fatte, e questo ovviamente sarà il mio orgoglio per